L'Istituto Leopoldo Pilla di Campobasso ha intitolato la propria palestra a Mirella Cerza, la docente scomparsa a 54 anni lo scorso anno, che aveva portato in alto il nome della città nel mondo della danza e dello sport. Vediamo. Aveva soltanto 54 anni Mirella Cerza quando è scomparsa piegata dalla terribile malattia, una malattia che ha affrontato con la determinazione che metteva in ogni attività e costruiva la base del suo coraggio, dalla danza allo sport e all'insegnamento. Oggi, a meno di un anno dalla sua scomparsa, la scuola, l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Leopoldo Pilla di Campobasso, ha voluto dedicare a lei la sua palestra. Ho un messaggio di continuità, di esempio per la dedizione, per il coraggio, per tutto ciò che la professoressa ha lasciato nel mondo della scuola, nel mondo delle azioni che una persona sapiente, una persona credente, soprattutto nel valore dell'insegnamento, ha lasciato in questa scuola e nella comunità in genere. Parlo del mondo dell'educazione perché l'arte è la strada della formazione, dell'educazione. E io ho ereditato questa iniziativa, l'ho accolta favorevolmente perché credo nella continuità, anche se fisicamente una persona non c'è più. Credo nel messaggio e nell'impronta che ha dato e quindi sono orgogliosa di poter essere la padrona di casa, diciamo, dell'istituto che l'ha avuta come insegnante e dell'istituto che si fa promotore di questo messaggio di continuità. Toccante la testimonianza di Tommaso Cerza, il papà di Mirella, che ha ricordato con orgoglio e commozione sua figlia. Era versatile nelle attività ginniche a fare tutto. La sua grande passione era la danza, però nello stesso tempo primeggiava in tutte le attività che ha fatto, partendo dal nuoto, allo sci, alla pallacanestro e poi alla danza, dove ha sacrificato tutta la sua vita la danza e comunque le discipline sportive. Era brava, bella, intellettivamente preparata. Soprattutto disponibile con tutti. Ma il suo grande difetto è quello che non ha mai avuto, lei ha creduto sempre nell'uomo, nell'umanità e tutto il resto. E io la rimproveravo spesso, dice: papà, non sono tutti alla tua altezza. E non mi ha mai subito dei danni, cioè dei danni, dei tradimenti veri e propri, insomma. Ringrazio tutti i cittadini di Campobasso per l'affetto e per quello che mi dicevano. Questa pratica per assegnare una palestra o una strada a una persona ci vogliono 4-5 anni e forse anche 10. Mentre Mirella, la sua pratica è viaggiata ad una velocità supersonica, nel giro di 4-5 mesi, dovunque si è presentata la pratica, è passata liscia come l'oro.